Edizione 2015 dei mercatini di Natale qui a Loreto Portillo, siamo alla serata di apertura oggi di venerdì, continuerà fino a sabato e poi domenica alla chiusura. Noi siamo con il primo cittadino di Loreto Portillo, il sindaco Gabriele Stariniere. Ecco, Loreto ha tanto da offrire, anche questo, anche i mercatini sono un modo per tenere in vita i paesi. Certo, ecco, il periodo natalizio sono bellissime iniziative, soprattutto qui a Loreto, in cui il nostro centro storico richiama molto il presepe. Anzi, io sto invitando i ragazzi che si danno da fare e noi cerchiamo di aiutare il più possibile affinché si possa realizzare il mercatino. La speranza è che riescano a organizzare il presepe con i mercatini nel centro storico, facendolo sapere a più persone e per realizzare delle atmosfere natalizie che comunque possono essere di gradimento un po' per tutti. E anche questa l'occasione per proporre e riproporre quella che Loreto ha, i propri prodotti tipici come l'olio, formaggio e il vino. Certamente, ecco, l'enogastronomia o con i prodotti diciamo, della nostra terra sono sempre presenti, con anche tutti gli articoli natalizi. Abbiamo il grande Ottavio Chiavarini che ha portato un galès con il cavallo, quindi siamo, ecco, si ricrea il clima, ma diciamo, è quello che tutti vogliono vivere. E comunque sia, ci saranno poi anche altre manifestazioni che accompagneranno tutte le festività natalizie per concludere con quella ormai famosa Befana di solidarietà che si fa ogni 6 gennaio. C'è l'arrivo di Babbo Natale organizzata dall'Associazione Loreto dello Splendido e c'è un concerto che ci viene donato dalla Fondazione Pescara Abruzzo il 2 gennaio sera nella chiesa di Santa Marimbiano, musica brasiliana, quindi ecco, invito tutti i cittadini e non a partecipare. Ecco, approfitto dell'occasione per fare un augurio di buone feste a tutti e di un felice anno nuovo.